Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video dedicato a Paper Mario voglio parlarvi di una funzionalità inedita nella serie. Di Origami King è basato appunto sugli origami, quindi il mondo di gioco è suddiviso tra cartaceo, classico tipico della serie, e Versione origami. Nel corso dell'avventura, come potete vedere in alto a sinistra, avrete una sorta di, ehm, di sacchetto da portare sempre con voi e da riempire di origami. Origami che vi serviranno per fare questo: per sistemare le falle presenti durante il cammino. Alcune di esse ce le eh, delle monete da spendere nel negozio come vi ho anticipato. Altre di esse invece. Dei, dei segreti di vario tipo oppure la possibilità, come in questo caso, di eh, accedere poi al blocco da premere. Come vedete, il mondo di gioco è popolato da, ehm, da vari fori. Quindi dovete sistemarli con le foglie di origami, con i pezzi di origami che potete recuperare in giro, quindi sia colpendo i vari oggetti nello scenario che, ehm, che raccogliendoli da altri ehm, oggetti con i quali potete interagire. Naturalmente il mondo di gioco è popolato da fiori, piante e quant'altro, non solo per farvi ricaricare gli origami, ma anche eh, per, eh, diciamo, ehm, Invogliare il giocatore a colpire ogni cosa capite a tiro, come nel caso di prima, liberando il toad per semplice curiosità di scoprire che cosa si c'era, magari eh, rompendo un sasso eh, o colpendo un albero o del fogliame e così via dicendo. Quindi il, eh, questa funzionalità, diciamo, è eh, da una parte. Obbligatoria perché ne avrete assolutamente bisogno nel corso dell'avventura. Da una parte, diciamo, ehm, essenziale: se volete magari accedere a zone che non sono obbligatorie da scoprire, da esplorare, ma che nascondono oggetti di vario tipo.